Castelvecchi è un comune piccolo, quindi non potrà permettersi grandi lavori o grandi progetti. Il nostro intento è quello di fare massa critica, di cercare di coinvolgere più comuni possibili e più gente possibile per rivolgerci a quello, alle istituzioni a cui noi possiamo rivolgerci, cioè alla provincia e alla regione. Noi non siamo solo dei lavoratori instancabili e silenziosi, ma pretendiamo e abbiamo il diritto di lavorare in sicurezza e di vivere in sicurezza e con un ambiente salutare per noi, per i nostri figli e per tutti i nostri cittadini. Ciao a tutti, amici orceani, vicini e lontani. Domenica 24 agosto 2014, un nitrito corteo di cittadini di Orzi Nuovi, Orzi Vecchi e dintorni manifestava marciando verso l'ingresso del quartiere della tangenziale fra i due paesi. Alla testa del corteo c'erano il sindaco di Orzi Nuovi Andrea Ratti, il sindaco di Orzi Vecchi Marco Paderno, nonché i sindaci o delegati di Torbole, Longhena, Lograto, Maclodio Corzano, Pompiano e Villa Chiara. Scopo della manifestazione è stato attirare l'attenzione su un problema molto sentito dalla popolazione locale. Stiamo parlando dello stato in cui vige il tratto Orzi Nuovi-Orzi Vecchi della variante dell'ex statale 235, i cui lavori di realizzo sono iniziati nel 2009 per essere poco dopo interrotti in seguito a sequestro disposto dalla magistratura a causa di materiale inquinante e probabilmente pericoloso riscontrato nel sottofondo stradale. Da allora però la situazione è rimasta bloccata, lasciando l'infrastruttura in una sorta di limbo. Premesso che in ogni caso la cosa più importante è la tutela della salute dei cittadini, ciò che i sindaci presenti hanno chiesto è che da parte delle autorità burocratiche venga disposto in tempi celeri il dissequestro e che vengano fornite risposte in merito ad un'eventuale bonifica delle aree che risulterebbero contaminate. Particolarmente interessato dal problema è il comune di Orzi Vecchi, che da decenni si vede sfrecciare davanti alla chiesa e all'asilo dell'infanzia qualche migliaia di veicoli ogni giorno. Il corteo è stato assolutamente pacifico, ma i presenti si sono dimostrati tutti molto determinati a risolvere la situazione. I sindaci hanno preannunciato che qualora fosse necessario si terranno altri sit-in in futuro. Speriamo non ce ne sarà bisogno. Ciao a tutti e alla prossima puntata di Teleorzi.